Possiamo disturbarla? Aspetta. Santelli, allora, queste frasi sulla Chienge, che è fortunata non doversi truccare, non sono frasi. Cioè, per la verità, no, assolutamente no. Non sono frasi razziste. No, perché estrapolato dal contesto era esattamente il contrario, nel senso che parlavo di un razzismo alla rovescia, nel senso che distinguevo ciò che era politica delle posizioni in termini di politica di immigrazione o di cittadinanza da quello che può essere razzismo. Dicevo appunto che per quanto riguardava, si potevano avere delle posizioni sulla politica migratoria e sulla cittadinanza e non per questo significava essere razzisti. Se delle persone, il trucco c'entrava semplicemente perché ho detto che io e l'altra collega l'indomani, quella mattina, la mattina ce l'avevo detto truccare perché era giusto. Sa come nasce il turno? Sa come nasce il trucco? Diciamo cattivo gusto. Sa come nasce il... Perché scusi? Beh, perché lo trovo buon gusto? Perché scusi? Perché? No, mi dica, no, lei lo trova buon gusto? Sa qual è la differenza? Cioè, lei la trova che una battuta per di me, buon sa gusto? Qual è? Non è una battuta. Non è una battuta. Perché per me, a una persona essere nera non è un'offesa. Se per lei è un'offesa, È stata lei a dirlo. Ma lei legge le cose che scrive oppure non? Per me non è un'offesa. Lei ha letto? Vabbè, cioè, che cosa è stato? Un infortunio, una battuta di cattivo gusto? Lei ha letto l'agenzia o ha ascoltato la trasmissione? Io sono un giornalista di informo. Ma lei ha scritto questa cosa o no? L'ha scritta lei o no? L'ha detta o no? Beh, dai, non ho scritto niente. L'ha detta o no? Cosa? No, non in quei termini. Non ha fatto questa battuta? No, non ha fatto questa battuta? No, no, non in quei termini. Non in quei termini. Voi avete letto un'agenzia che riportava quello che è stato detto ed è riportava male. Quindi colpa dei giornalisti? Non è scritto male. No, perché quando si racchiude da un'estate, si estrapolano quattro parole. Insomma, è stato un infortunio. Cos'è stato? Una battuta? Un infortunio del giornalista, magari. Del giornalista. Spiegarcela meglio, quindi, uscito qualche discorso, contestualizzandolo. Allora, contestualizzandolo, il discorso è questo. Che non significa, ripeto, io personalmente ritengo che le persone siano persone e basta, indipendentemente dal resto, a me non mi interessa, sinceramente se lei mi dice io sono bianca, io sono nera, non ci vedo niente di particolare, niente, anzi io penso che una persona sia orgogliosa di essere nera come una persona sia orgogliosa di essere, se a me mi dice lei è terrona, io sono orgogliosa di essere terrona. Ma questa frase è attribuita a lei sul ministro. No, sai da dove nasce questa storia? Nasce semplicemente da una cosa, che un giorno parlando con una mia amica le dissi per favore mi dai un po' di fondotinta che ho dimenticato i trucchi? Lei mi ha guardata e si è messa a ridere, dice ma che tengo il fondotinta dietro? Poi mi sono girata ed era, beh sì perché era di colore e quindi lei si è messa a ridere perché ha detto non porto il fondotinta, semplicemente per questo.